Ciao ragazzi, bentornati ad una nuova video lezione. Prima di cominciare a analizzare ad una le varie forme verbali, quindi i tempi e i modi del verbo latino, volevo con voi, in breve tempo, davvero in breve tempo, con una brevissima video lezione, parlare del paradigma. Il paradigma verbale è per noi davvero una carta d'identità. Paradigma ha il significato di esempio, punto di riferimento, modello, ma nello specifico, quando parliamo di tempi verbali, si tratta di vedere quali sono quei temi verbali dai quali poi si formano tutti i tempi di tutti i modi. Allora, ho pensato di partire da una forma verbale della prima coniugazione, quindi vocale tematica in A, vedete? Lo possiamo notare soprattutto dall'infinito are, che è il verbo laudo, laudas, laudavi, laudatum, laudare. Tutti i paradigmi verbali noi li ritroviamo sul vocabolario. Quando, ad esempio, noi dovessimo incontrare una forma verbale come questa, laudabam, di cui fidandovi di me in questo momento, perché ancora non abbiamo parlato, sappiamo che è la prima persona singolare dell'imperfetto indicativo. Quando vogliamo andare a cercare il verbo, il suo significato, eliminiamo la desinenza, che è propria dell'imperfetto in questo caso, eliminiamo la vocale tematica nel caso della prima coniugazione, perdonatemi, e avremo il tema verbale, che è laud, dal quale ragazzi poi recuperiamo il paradigma. Laudo laudas, laudavi, laudatum laudare. Ma vediamo in definitiva questa carta d'identità del verbo da cosa è composta? Quali sono le forme verbali che la compongono? Innanzitutto la prima e la seconda persona singolare del presente indicativo. Poi passiamo alla prima persona singolare del perfetto indicativo. Per capirci, è la forma verbale, il tempo verbale che corrisponde al nostro passato remoto o passato prossimo. Può avere due possibilità di traduzioni. Ancora una forma che nella lingua italiana abbiamo perso, il supino, che è un modo indefinito e che per capirci traduce fondamentalmente la nostra proposizione finale. In questo caso il suo significato, ma poi lo vedremo bene nelle video lezioni che riguarderanno i singoli tempi verbali, per lodare. E infine lodare, la forma dell'infinito presente, che è appunto un modo indefinito. Perché ragazzi è così importante partire dal paradigma? Perché è così importante conoscere i paradigmi verbali? Non mnemonicamente, vedrete che nel tempo trovando spesso queste forme verbali, i paradigmi verranno da sé, li metabolizzeremo in modo molto naturale, per un motivo molto semplice. Da ognuno di questi che si chiamano appunto temi verbali, perché sono dei punti di riferimento, noi formiamo i vari tempi dei vari modi del verbo latino, brevemente. Dal tema del presente, laud, eccolo, questo è il tema del presente, noi formiamo ragazzi il presente indicativo, ma anche il presente congiuntivo, ma anche l'infinito, aggiungendo la desinenza are. Poi ancora formiamo l'imperfetto indicativo, il futuro semplice dell'indicativo. Cioè, è importante sapere che quando dobbiamo formare un tempo, sappiamo di dover partire da questo tema verbale e non da questo, non da questo, non da questo, viceversa. Quando invece vogliamo andare ai tempi storici, perché fino ad ora abbiamo parlato, vedete, di temi principali, tempi, scusatemi, principali, aggiungo, perdonatemi, dal tema del presente si forma anche l'imperativo presente, laudatur, e l'imperativo futuro che la lingua latina ha. Andiamo al perfetto. Dal tema del perfetto, laudavi. Allora, vi aggiungo la i e la metto in blu perché questa è la prima persona del perfetto, quindi per avere il tema del perfetto la eliminiamo. Da laudav, questa volta vedete, tema del perfetto, noi formiamo il perfetto indicativo, ma anche il perfetto congiuntivo, il più che perfetto indicativo e il più che perfetto congiuntivo e anche, ragazzi, il futuro anteriore, che è un tempo storico. Dal tema del supino, il tema del supino, ragazzi, è fondamentale, importantissimo. Perché?
Ve lo scrivo qui per non rischiare di andare fuori fuoco. Eccolo, laudatum. Dal tema del supino, ragazzi, si forma un, in particolare un modo, un tempo di un modo indefinito che è fondamentale. Adesso vediamo perché. Allora, eliminiamo la desinenza ci resta il tema del supino che è laudat. Perdonate, lo carico in modo tale che sia più chiaro. Allora, ci resta laudat. A questo tema del supino, se noi andiamo ad aggiungere le desinenze degli aggettivi della prima classe, laudatus, laudata, laudatum, avremo, ragazzi, il participio perfetto. E il participio perfetto è per noi fondamentale perché all'interno delle forme passive dei tempi storici. Quindi, per capirci, perfetto indicativo passivo, ma anche perfetto congiuntivo passivo, più che perfetto indicativo passivo, più che perfetto congiuntivo passivo, e futuro anteriore indicativo passivo. Si formano tutte, poi vedremo la formazione per esteso, ma la prima parte di queste forme del passivo richiedono il participio passato, che è laudatus, laudata, laudato. Ma dal tema del supino, per esempio, si forma anche l'infinito passato, quindi che è una forma, l'infinito passato passivo, che è una forma importantissima, laudatum, laudatam, laudatum, che è stato lodato. Infine, dall'infinito, laudare, oltre ad altre forme, cancello in modo tale da non andare troppo, ecco, eccoci, perdonate il tempo che scorre, dall'infinito invece, ragazzi, che è laudare, che resta identico aggiungendo le vocali, le consonanti, scusatemi, tematiche, che sono laudarem, laudares, laudaret, e poi via, lo vedremo in una lezione dedicata, laudaremus, laudaretis, laudarent, si forma l'imperfetto congiuntivo. Allora, tutto questo, ragazzi, per dirci cosa? Se vogliamo trovare una modalità alternativa alla memoria, che è pure una modalità e una strategia ottima, ma quelli di voi che avessero bisogno di trovare altre strategie per fare proprie le forme verbali, che non sia quella mnemonica, beh, troveranno nel paradigma e nei temi verbali del paradigma, da cui poi si formano tutti i tempi di tutti i modi, un'utile strategia. Trovo una forma verbale, risalgo alla prima persona del presente indicativo e praticamente da lì formo il paradigma. Vi ricordo che i vocabolari presentano i paradigmi di tutti i verbi della lingua latina. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, un buono studio. Ci vediamo alla prossima video lezione, quando poi inizieremo proprio a parlare della formazione e del significato della traduzione dei vari tempi dell'indicativo, del congiuntivo, dell'imperativo e quindi poi tutti i tempi indefiniti. Ciao, ragazzi! Buon pomeriggio!